Ragazzi miei, salve a tutti! Allora, il weekend è iniziato e ci si annoia senza Serie A, quindi pronostici non si fanno, ma si fanno sì. Volevo fare i pronostici per le qualificazioni ai mondiali. E quindi io, una sfizza di partite qua, un fottio ce n'è. Le ho buttate un po' così, le ho un po' studiate, un po' visto, quindi è una schedina abbastanza lunga, quindi se uno vuole giocarla solo alcune, non so quando potrebbe venire. Quindi, cominciamo le partite del weekend di sabato e domenica praticamente. Quelle di stasera, cioè di venerdì, le ho escluse, anche mai è troppo tardi per giocarle, quindi cominciamo subito con Turchia-Kosovo. Turchia-Kosovo, sabato 12 novembre, ore 18, 1 più over 1,5. Il Kosovo, dai, non credo che poi riesca a vincere in Turchia. Poi abbiamo Croazia-Islanda. Croazia-Islanda, non me lo sono sentita di mettere uno fisso, ma metterei over 2,5. Secondo me verranno un po' di gol. Poi Georgia-Moldova, alle sembra 18. Under 2,5. Non so se segneranno tanti gol. Non mi sento di giocare un risultato fisso. Poi abbiamo sempre alle 18 Austria-Irlanda. Austria-Irlanda, secondo me l'Irlanda potrebbe anche vincere, però si sa mai che poi pareggia, quindi x2. Poi abbiamo alle 20:45 di sabato Ucraina-Finlandia. L'Ucraina sta andando bene nel girone, da quando ho potuto vedere nella classifica, quindi metterei uno fisto. Poi passiamo a Liechtenstein Italia. Ah, quindi tocca a noi 20:45. Dai, ho messo 2 non sarà data a niente, quindi aggiungerei 2 più over 2,5, magari viene un po' di più. Quindi dai, l'Italia non può non vincere con Liechtenstein, chi che se ne dica. Magari vince subendo anche un gol o due, quindi ho voluto aggiungere anche over 2,5, così almeno aumenta un po' la quota. Non credo che venga fuori un pareggio, dai. Non credo, dai. Poi abbiamo Albania-Israele. Albania-Israele, cosa ci mette per Israele? No, vabbè, io ho messo 1x. Secondo me, non so, l'Israele magari può darsi che faccia una buona partita in Albania e potrebbe strappare un pareggio, però ho voluto mettere 1x così, giusto per non rischiare. Sempre 20:45 abbiamo Spagna-Macedonia del nostro girone. E Spagna-Macedonia, secondo me la Spagna vincerà facile, dai, quindi ho voluto mettere 1 più over 1,5, dai, mettiamola così. Qua andiamo a vedere un'altra. Questo è difficile, questo è difficile perché abbiamo Galles-Serbia. Il Serbia ho visto che è primo in classifica nel girone D, nel gruppo D. E poi c'è il Galles che comunque ha sempre il suo Bale, il suo Ramsey. Direi che doppia chance 1x, dai, mettiamola, dai. Poi abbiamo passiamo a domenica, ore 18, Cipro-Gibilterra. Cipro-Gibilterra, entrambe 0 punti in 3 partite. E che cazzo ci metti? Risultati non ne ho messi perché ovviamente tutti e due non possono perdere. E per non rischiare un X, metterei under 2,5. Secondo me non segnano tanti gol. Può darsi che finisca 0-0, 1-1. Quindi under 2,5 e potremmo andare forse tranquilli. Poi abbiamo Ungheria-Andorra alle 18. Ungheria-Andorra. Andorra è l'ultima nel girone. Non mi sento di mettere un X. Quindi metterei 1 più over 1,5 per aumentare un po' la quota. Poi abbiamo Svizzera-Isole Faroe. Uno fisso, over 1,5. Dai, mettiamola così, prendiamo subito avanti. Lussemburgo-Olanda, ore 18, sempre. Olanda, insomma, contro Lussemburgo, anche se in trasferta, 2 ce lo metterei, più over 1,5, dai, andiamo tranquilli. Non andrei tanto tranquillo su Bulgaria-Bielorussia, perché non saprei proprio che cosa mettere, entrambe sono metà classifica nel girone, quindi ore 18, sempre, ci metterei gol, e come finisce. Poi abbiamo
Le ultime, dai, che 12 partite sono tante. Gruppo H, Grecia, Bosnia e Erzegovina. La Grecia è sempre un po' difficile da giocare, quindi non lo so, mi butterei sull'X2. Dai, secondo me la Bosnia. Non so neanche se è stato convocato Jovetic. No, Jovetic non c'entra un cazzo. No, Dzeko, perché Jovetic è montenegrino. Quindi Dzeko, secondo me, 2-3 gol li fa, dai, X2. Poi, in breve, dai, stiamo finendo. Belgio, Estonia. Belgio, Estonia, dai. 1 più over 1,5, dai. Estonia. Non credo che in Belgio riesca a fare il colpaccio. Portogallo, Lettonia, idem. 1 più over 1,5, dai. Il Portogallo, sebbene un pochettino inaffidabile, però direi che 1 più over 1,5 ce lo metterei. Non so quando potrebbe venire questa schedina. Io forse andrò a giocarla oggi. Vediamo un po' se, cosa verrà fuori. Questi i miei consigli. Poi, giusto per passare un po' il tempo, che non è che sia così tanto l'Italia, vediamo un po' le altre squadre. Solo quelle europee, perché io le altre sudamericane, le africane, quelle ancora, va ancora più nel buio. Cosa cacchio, già queste qui va bene nel buio, ti basi un po' la classifica, non c'è più un giocatore. Invece con le altre nazioni, gli altri continenti, che cazzo giochi? Comunque, ragazzi miei, vi saluto. Un saluto speciale a Eleonora Guido, un bacio. E concludo qui il video e vi auguro un buon weekend. E come ben sapete, ogni venerdì io vi invito a partecipare al contest. Trovate sotto la descrizione il regolamento per partecipare e il sito. E quindi, ragazzi, ancora buon weekend e forza azzurri, dai, che con Liechtenstein ce la possiamo fare, dai. Ciao ragazzi, statevi bene. A presto.